Sì, lo sto facendo davvero. Non avevo niente da fare. Cioè, sì, in realtà dovrei studiare, però sto aspettando che il prof carichi le slides perché altrimenti non riesco a studiare perché sono stupido e quindi ne ho bisogno. Quindi ho ritrovato questa cosa. Poi stavo riguardando i nostri vecchi video perché volevo vedere quanto facessimo ancora più schifo tempo fa. Ho ritrovato quelle cose, quindi mi sono detto perché non facciamo di nuovo una Nuzlocke? Però la facciamo in modo stupido perché siamo stupidi e quindi mi invento le regole. E le regole sono queste. Ovviamente tutti i Pokémon che vengono sconfitti vengono messi nel box perché altrimenti non sarebbe tanto una Nuzlocke. Però decido io quale Pokémon catturare, anche se ne catturerò uno solo a percorso. Basta. Sì, sto parlando così perché sto ancora dormendo. No, che cazzo hai detto? Devi avviarti. Iniziamo. Sì, l'ora è quella. Sì, dai, può funzionare. Come ulteriore sfida mi do 3 giorni in cui più avanti arrivo meglio è. Ovviamente non userò nessun tipo di cheat e vedrete questi video per 3 giorni di fila perché questa è la 3 giorni di Nuzlocke Challenge. Sì, stai zitto, stai zitto. Allora, io siccome non ho voglia di pensare, vabbè, vieni qua e ti chiamerò. Si vede che non ho inventiva con i nomi ultimamente. Ok, diciamo che sto qua ad allenarmi un pochino. Ok, direi che a questo punto possiamo anche proseguire. E siamo ancora al primo percorso. Buono. Solo che se velocizzo potrei ritrovarmi dall'altra parte del mondo in mezzo secondo. Si chiama. Direi che questo nome gli calza proprio a fagio. Ah no, a pennello. Vabbè, dai. Va bene uguale. Allora, dobbiamo catturare il primo Pokémon. Fanculo tu, l'ho preso. Sì, direi che questo nome è perfetto. Comunque io credo che Niantic si sia ispirata ai primi percorsi per l'idea di Pokémon Go. Altrimenti non mi spiego il fatto di dover catturare 700.000 Pokémon uguali per potenziarli. Ok, la squadra è sul punto, quindi si prosegue. Forse entro domani riesco a raggiungere. Com'è che è? Violapoli. Però domani dovrei aver già finito la serie. Ve lo prometto, mi sveglierò entro la fine dei 3 episodi. Ve lo prometto. Però mi sa che la prima ora sarà tutta molto divertente. Soprattutto per voi che dovete vedere me, che sono stanco, ma in realtà sembra che io sia ubriaco. Già, strano. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the hair started coming and I don't stop coming. Fat to the roots and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back street? You never know if you don't go. Bear, never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all the glitter is gone. Only shooting stars breaks them all. E poi non c'ho più voglia. No, in realtà non la so. Però chi se ne frega. L'importante è sapere la prima parte. Avete capito, stronzi? Potrei essere overlivellato. Vai. Ok, ho vinto. Proviamo così. L'ho preso. Stronzo. Odio gli spazi piccoli per i nomi. Pezzi di merda. Andiamo! Sono forte, riesco a far fuori Magikarp! Aia! Ciao 17!
Cioè lui non mi vede a mezza distanza, proprio. Beh, che anche Pirla è guardato. Ah, ok, non è Pirla. Cioè, sono un po' ritardato. Però poi ci arrivo. Io per essere sicuri. Ostro. Cazzo! Esplodi. Vai via. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Pezzo di merda. Ciao Farenz. Come va? Direi come prima parte di questa challenge possa andare bene, anche perché si è fatta ora di mangiare e quindi ho fame e